Buonasera a tutti. Cominciamo questa giornata di trasmissione del 22 giugno con la consueta virgola del direttore. Volevo commentare con voi una notizia che riguarda un iter legislativo in corso. Si tratta della riforma costituzionale del numero dei parlamentari. È una riforma importante. C'è stata una votazione in Senato, e che appunto con un'ampia maggioranza si è espressa per la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 508. La votazione appunto ha avuto 212 voti a favore, 27 astenuti, 11 contrari, tra cui i senatori radicali Perduca, Poretti, Ligotti dell'IdV e Baldassarri del PdL. Si sta lavorando a una riforma della modif una modifica dell'articolo 56 della Costituzione, che appunto è quello che prevede il numero dei componenti dell'organo legislativo e anche l'età minima per l'elettorato passivo. Quindi una riforma appunto che prevede una procedura rafforzata con una doppia approvazione in entrambi i rami del Parlamento. Non sono mancate delle perle che hanno reso pittoresco questo primo argomento appunto di questa riforma. Per esempio, uno tra tutti i clamori sul fatto che i senatori si occupassero subito di tagliare il numero dei colleghi al Parlamento, che rileva l'ispirazione un po' corporativistica che è sottesa o che si presume sia sottesa nell'attività del parlamentare in Italia. Queste sono obiezioni che non dovrebbero proprio sussistere in un paese civile. Ma tralasciando, diciamo, le macchie di colore che rendono tutto drammaticamente pittoresco, poi ci sono state anche alcune modifiche in extremis della calendarizzazione, per parlarne è stato spostato poi diciamo la data per il voto definitivo, ma comunque tralasciando appunto le macchie di colore che rendono tutto drammaticamente pittoresco, vorrei parlare un po' del merito. O meglio, del bisogno a cui risponderebbe questa riforma. È inutile dirlo che si muova praticamente dalla riduzione della spesa pubblica e dei costi della politica in particolare. Quindi mi pare che per ridurre la spesa dello Stato, dopo le critiche a un governo oggi non più in carica che aveva applicato i cosiddetti tagli orizzontali alle amministrazioni, oggi la stessa compagine parlamentare, seppur organizzata in un altro modo, propone tagli orizzontali alle istituzioni. Non mi pare sia più considerato un valore un certo rapporto tra numero degli elettori e quello degli eletti, come pure la possibilità di un'ampia rappresentatività negli organi dove sono rappresentate le istanze dell'elettorato in modo diretto. È solo una questione di tagli, e infatti le proposte sul numero finale sono state le più varie. C'è chi ha preferito proporre dei numeri tondi tipo 300, chi addirittura agire con una mannaia, proporre la metà degli attuali, poi fino al compromesso sul numero di 508. Praticamente, se i tagli erano diretti alla casta della politica di mestiere, costosissima e insostenibile, per questi tagli, la soluzione proposta è stata di castizzarla, se così possiamo dire, ancora di più, passando dalla casta numerosa ad una casta meno numerosa, cioè un'oligarchia di eletti. Ritengo sarebbe stato più utile, al posto della mutilazione della rappresentatività dei cittadini, la mutilazione della spesa della politica. Tutti i parlamentari, ma a metà delle spese. In tal modo, cioè, dimezzando tutti i numerosi emolumenti che oggi percepiscono in funzione del loro mandato i parlamentari, si sarebbero ottenuti due risultati, secondo me. Uno, l'approssimarsi verso un'area di ragionevolezza degli emolumenti vari che un parlamentare percepisce, che oggi oggettivamente sono rapportabili a un'atmosfera di tipo Versailles prima del 1789. L'altro aspetto della stessa medaglia sarebbe la consacrazione del fatto che il mandato parlamentare e in genere la politica, come si suol dire, è un servizio che si compie alla collettività e che, seppur deve essere giustamente retribuito, non può trasformarsi in un'occasione di arricchimento smodato, personale e dinastico. Dinastico, uso questa parola perché di fatto in Italia la politica può offrire
anche benefici di tipo dinastico, ossia anche ereditario. Vorrei leggervi alcune righe di un articolo tratto dalla Repubblica IT sulla cronaca di Roma. Si tratta di un'iniziativa referendaria della UIL per eliminare i vitalizi ai consiglieri regionali. E vi leggo appunto queste parole, appunto. Seguendo la scia degli sprechi, un posto d'onore va riservato al vitalizio. Ogni consigliere rimasto in carica per una singola legislatura, dopo aver versato solo l'1,3% del suo stipendio a fini contributivi, riceve all'età di 55 anni un vitalizio mensile di circa 3.500 euro, che possono arrivare anche a 7.000 se il politico è stato rieletto per una seconda legislatura. L'ulteriore scandalo, sempre testuale dall'articolo prendo, l'ulteriore scandalo, gridano gli organizzatori del referendum, è che questo vitalizio è reversibile non solo alla moglie, ma anche ai figli fino a 26 anni di età, se frequentano studi universitari. In un periodo di crisi, commenta Bombardieri, che è appunto un signore che fa parte appunto di questo comitato, in un periodo di crisi dove gli esodati lottano per vedere riconosciuti i loro diritti, abbiamo dei privilegiati che prendono pensioni d'oro a 55 anni. Ecco, qui si parla del Consiglio regionale del Lazio, che è un organo anch'esso legislativo, ma l'idea purtroppo oligarchica della politica, la percezione anche da parte del cittadino di una caratteristica appunto oligarchica della politica, sia anche in altre estensioni. Quando questo è il concetto di politica vigente e diffuso in Italia, è imprudente, direi, tanto per tenermi prudente, giusto per dire, pensare di far tornare i conti mutilando la rappresentatività politica, cioè lo strumento con cui il cittadino elettore può influire sulla conduzione di uno Stato. Con la riduzione del numero dei componenti della cassa si otterrà solo che questa diverrà ancora più odiata e appetibile per infimi scopi, sempre più lontana dalle condizioni del cittadino comune e incapace di rappresentarlo, sempre più isolata, anzi blindata per la propria sicurezza. E allora mi sono chiesto, ma ci sarà forse qualche altro motivo oltre alla miope difesa corporativa? Bene, ho pensato, una risposta mi è venuta in mente che potrebbe essere in ballo anche il finanziamento pubblico dei partiti. Questo è un altro argomento in cui la pittoresca politica italiana è riuscita ad esprimere tutto e il contrario di tutto. Il popolo italiano si è espresso con un referendum, bisogna ricordarlo, che lo aveva abrogato, ma poi è stato, come molti altri referendum, purtroppo ignorato, nonché contraddetto, con la rimozione del termine finanziamento e l'inserimento del termine rimborso. Poiché io prevedo che l'ignominia di questo esborso di soldi pubblici per i partiti è un moloch che prima o poi cadrà perché è veramente odioso, ritengo anche illegale, forse il mantenimento dell'elevata onerosità della cassa dei parlamentari, anche se ridotta del numero dei componenti, cassa che finanzia anche i partiti con i grassi emolumenti che percepisce, ha voluto assicurare la possibilità di un indiretto finanziamento dei partiti, qualora, come spero, quanto prima cesserà l'attuale sistema di finanziamento definito rimborso elettorale. Bene, io con questo interrogativo, sempre augurandoci buona fortuna, passerei rapidamente a illustrarvi il palinsesto di oggi. Dopo la virgola del direttore avremo lo spazio Società Libera, che probabilmente subirà qualche piccola modificazione, in cui avremo sicuramente come conduttore Vincenzo Olida, direttore di Società Libera, condurrò anche io, forse avremo come ospite il professor Ernesto Savona. Alle 21:45 lo spazio Certi Diritti, la conversazione con la professoressa Nella Coletta, insegnante e scrittrice, a cui appunto di Riccardo Cristiano, il titolo è Informazione sessuale tra bullismo e apatia. Alle 22:15 Voci Radicali, tratteremo con Andrea Spinetti e condurrò io la questione del sangue infetto. Il titolo appunto sarà Sangue infetto, la negazione continua. Alle 22:45 a tavola con la finanza, Giancarlo Calciolari intervista
il professor Guido Crapanzano, esperto di numismatica, economia e di finanza, sulla crisi finanziaria e sull'ipotesi del golpe finanziario. Alle 23:15, consueto appuntamento con leggera euforia, in camera con la disobbedienza. Abbiamo intitolato questo appuntamento di leggera euforia, avremo un report sulla disobbedienza civile alla Camera dei Deputati organizzato dai radicali e dall'associazione Luca Coscioni il 18 giugno, pochi giorni fa, sulla libertà di autocoltivazione della canapa a scopi terapeutici. Ospite di Claudia Sterzi sarà Lucia Spiri, che appunto era presente all'evento e fra le protagoniste appunto di questo evento organizzato alla sala stampa della Camera dei Deputati. Alle 20:45, sempre se non ci saranno problemi, prevediamo di chiudere le trasmissioni. Nel ringraziare ovviamente Donato Volpicella che terrà la regia per questa serata, vi ricordo che Liberi.tv è un'associazione che si autosostiene in qualche modo e che appunto ci si può iscrivere. Tutti quanti i dati per l'iscrizione si trovano sul nostro sito. Detto questo, io ripasso la linea al nostro regista Donato Volpicella. E vi do appuntamento appunto alle trasmissioni di Liberi.tv, in particolare allo spazio su Società Libera. Grazie.